Buonasera Annalisa. Buonasera. Ben arrivata. Buonasera a tutti e nuovamente buonasera. Benvenuti. Grazie di questo regalo, doppio regalo. Dicevo prima, Annalisa è stata una volontà forse di Giovanni Paolo II, perché qualche anno fa, quando il tema era la difesa della donna, Annalisa doveva essere con noi, pensate, stava preparando, si stava allenando per le Paralimpiadi. Poi improvvisamente quest'anno mi arriva una mail, un testo speciale, parole che mi hanno fatto commuovere. E l'autore doveva essere qui con noi questa sera, salutiamo sia Dario che il produttore Ignazio che ci stanno seguendo online. Un autore polacco. È un testo bellissimo che ascolteremo tra poco ed è diventato l'inno di questo concorso, si intitola Carol. Ma Annalisa noi l'abbiamo tutti quanti conosciuta perché ha vinto anche il Festival di Sanremo, poi parleremo anche del suo incontro con Giovanni Paolo II. Allora andiamo con ordine, cominciamo, andiamo indietro nel tempo con la bellissima voce di Annalisa Minetti. Grazie. Thank you.
tutti. Grazie mille. È difficile per me adesso. Tu sei la professionista, sì, tocca a te, per me è difficile. La voce e la potenza di Annalisa Minetti. Grazie. Grazie per questa bella canzone. Dal Festival di Sanremo ad oggi di strada ne è stata fatta tanta. Annalisa Minetti, artista, cantante, atleta, mamma. Ma chi è oggi Annalisa? Annalisa è una donna, è una persona che ha ascoltato l'insegnamento di Carol, perché Carol era un uomo di coraggio, un uomo di grande passione. Lui mi ha detto, quando mi ha accarezzato il viso, mi ha detto: non avere paura, non avere paura, e quando ne avrai, ricordati che questa è la tua più grande opportunità. Quando sentirai il dolore, ricorda che il dolore è un'occasione per scoprirti ogni volta più forte, ogni volta migliore. E io ho cantato ogni volta che avevo paura che le persone non mi ascoltassero. Ho corso perché le persone mi volevano vedere seduta. E poi ho amato immensamente, perché sapevo che il cuore mi avrebbe permesso di vedere, perché l'amore non teme il buio. Io non aggiungerei altro a questa stupenda, splendida testimonianza. Annalisa, ricordo un ultimo dettaglio: quando tu ti sei inginocchiata davanti a Giovanni Paolo II, c'è una cosa che ci hai raccontato in confidenza di quello che è accaduto, e anche scherzato con Giovanni Paolo II in quel momento. Beh sì, questo è un aneddoto assolutamente divertente. Voi dovete sapere che nel periodo in cui, nel 98, uscivano i primi extension, che era un'applicazione estetica sui capelli, e si facevano su una cucitura, quindi al tatto sembrava piuttosto una cicatrice, una grossa cicatrice. Quando mi sono avvicinata a lui mi sono inginocchiata, e come Daniela io mi sono immensamente mi sono emozionata tantissimo, quindi ho incominciato a piangere disperatamente. Non riuscivo a interrompere questo pianto. Lui mi accarezzò il capo e, accarezzandomi, mi disse: ma non sei solo cieca, che cos'hai? E io, no, a parte no, io ho detto: è un extension. E lui: oddio, un extension. E quindi, e io ho detto: ma no, è sono capelli finti, insomma, una parrucca. E lui ha incominciato a ridere. Però devo dire che da quel momento è nata una bellissima amicizia, e ho avuto da quel momento la fortuna di camminare al suo fianco più volte, in più occasioni, e ho parlato di disabilità, di diversità, come ricchezza e non come limite, e non ho avuto paura. E questa è la grande umanità, il grande insegnamento di San Giovanni Paolo II, al quale Annalisa Minetti ha dedicato un brano che poi è diventata una collaborazione tra Annalisa e la nostra associazione, che l'anno scorso, grazie anche all'Istituto dell'Aquila, ha visitato portando delle ragazze in stage nella Casa Museo di Vadovizze. Unico cortometraggio al mondo interamente girato nella casa dove è nato Giovanni Paolo II a Vadovizze. Adesso sono anche le immagini del video dell'inno del concorso studentesco Carol, che Annalisa ci canta. Annalisa Minetti. Aspettate Antonella. Natalino, vieni qua. Eccomi. No, perché non vorrei poi dover vivere il panico di Renato. Aspetta. Ah, ecco. Questa mi sera. Mi senti? Houston, mi senti? Tu ci sei? Io ci sono. Ci siamo? Uniti, come dice. Si può? Regia? Sì, io ti sento. Oh, ti sento, sì, non mi vedi? Io ci vedo. Tu mi vedi? Scusa. Sta parlando con la regia, perché dovete sapere che, come Daniela, ho dimenticato gli occhiali stasera, e siccome non posso leggere il gobbo c'ho il suggerimento nell'orecchio. No, perché io il polacco non è che lo sappia tantissimo. Ah, neanche io, so soltanto dire gencuje. No, faccio la grazie. Esatto. No, vado con le emozioni di Carol. La regia e con ci dà, ok, possiamo, ok, sì, Carol, vado. Finestra che hai lì, saluta.
Giovanni Paolo II non potesse fare regalo più bello in questo centenario di questi due inni, Carol e Ora parlami d'amore. Un applauso a questi due straordinari artisti che hanno fatto dono della loro vocazione canora per Giovanni Paolo II. Annalisa, io lo porgo a te, poi lo porgerai ad Antonella, anche per te l'omaggio floreale, queste bellissime rose rosse, però resta qui Annalisa perché iniziamo su